Eccoci qui nella mega sfida dei brawler leggendari. Guardate qui che percorso che ha creato Nick17. Oh mio Dio, siamo pronti. Raga, vi dico che appena si... Ok, è iniziata la partita, quindi appena comincia la partita subito jumpiamo. Per fortuna riesco a jumpare. E come vi ho detto è una sfida dei leggendari, quindi si sfideranno man mano tutti i leggendari fino ad arrivare allo scontro finale che decreterà il brawler leggendario migliore all'interno di questo percorso. Si parte con Spike. Guardate qui, siamo tanti Spike. Attenzione, chi avanti si trova, i carissimi Spike. Sakura per ora mi trova alla terza posizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina e io me ne vado di qua. Fortunatamente loro non passano da questa parte. Cadono, sei attento. Guardate qui, quello lì che è passato indietro. Veloce. Fortunatamente non sono passato indietro. Si continua ad avanzare. Vi dico che ho provato a fare questo percorso qualche giorno fa e non l'ho neanche completato tutto. No, Pietro mi sta per raggiungere. Io mi sa che Nick17 non riuscirò mai a raggiungerlo in vita mia. Oh mio Dio, raga, riesco a giappare il secondo posto. Dai che superiamo Nick con Spike. Io vi dico che Spike dovrebbe essere tecnicamente il brawler più lento di questi percorsi. Si continua ad avanzare. No, peccato, non ho preso la jump. Nick continua a prendere un botto di jump. No, mi ha raggiunto quest'altro Spike. Lo sapevo. Veloce. Mi ha addirittura superato. No, sono morto mentre provavo a prendere il teletrasporto. Io ve l'ho detto che questo percorso è ultra difficile. Intanto Nick è morto anche lui. Ambra ci può riuscire tranquillamente, visto che ha un asso nella manica. Infatti può usare il suo gadget e andare molto più veloce. Infatti vado ad usarlo. E io intanto vi ricordo che questa domenica sarò in live alle ore 16 sul mio canale YouTube e casterò le finali dell'Italian Championship. Mi raccomando, scaricate tutti quanti l'app di game.tv. La trovate nel primo link in descrizione ed entrate nella mia gilda per partecipare a tantissimi tornei di Brawl Stars. Infatti ci sono delle gilde che possono contenere fino a 10.000 persone. Affrettatevi, Intanto io uso subito un altro gadget, così mi velocizzo un pochettino. Questa parte è sempre la più difficile, visto che mi incastro. E oltre a questo, sull'app di game.tv c'è anche una classifica, quindi scalate tutti quanti la classifica per diventare il più forte al mondo di Brawl Stars. E potete creare anche la vostra gilda. Allora, sta procedendo molto bene. Per fortuna il signor Nick mi ha aspettato, quindi si continua ad avanzare. Vai Nick, perfetto. Dai è così che ce la facciamo. Adesso ci andiamo subito a teletrasportare. Io purtroppo ho finito... Purtroppo ho finito tutti i miei gadget. Cado, sanno morire. Ti prego. Non ci voglio credere. Nick ha attivato la jump prima di me. Ma ci riproviamo con Sandy. Tutti quanti su questa jump. Boom. Sfortunatamente un ragazzo non è riuscito a jumpare. Veloce. Caso, avanza. No. Questa qui non la voglio prendere. Guardate Nick furbetto che ha creato la mappa e va a prendere sempre il percorso migliore. Però aspetta, forse non è vero. Sono primo, no. Stiamo tutti quanti attaccati tra di noi. Attenti a non killarci, stiamo attenti. Io me ne vado sulla seconda. Si continua ad avanzare. Nick è ritornato indietro, quindi automaticamente ci troviamo alla prima posizione. Io e il signor Pizza. Vorrei una buona pizza in questo momento. Vabbè, non ci pensiamo. Per ora giochiamo a Brawl Stars. Guarda qui, Pizza. No, mi sono incastrato e ha tirato anche una mezza laggata. Non ci voglio credere. Che sfortuna. Però dimmi che lui jumpa. No, Pietro purtroppo non ha jumpato, ma io continuo ad avanzare. Questa jump la evito direttamente. Siamo nel rettilineo. Mi sa che siamo già a metà percorso e Sandy potrebbe farcela. Spike non è riuscito neanche a completare tutto il percorso. Ma come fai, Spike? No. Avanza. Guarda lì Pietro. Pertanto così non riuscivo a prendere anche io il jump, ok? Riusciamo a prendere il jump questa volta. Pietro vuole teletrasportarsi, ma noi ci teletrasporteremo tutti quanti insieme, quindi automaticamente riusciamo a recuperare Pietro. Stai attento. Per fortuna, non ci voglio credere. Dai, mi ero riuscito a teletrasportare.
andare per sbaglio, ho preso la jump, ma loro continuano imperterriti. Ma io non vi faccio vedere tutto il percorso. Dai, signor Corvo, io so che tu puoi farcela, subito si jumpa. Anche perché Corvo ha un gadget super interessante. Infatti possiamo attivare lo scudo e non ci facciamo killare dalla nube tossica, visto che il problema principale è proprio questa nube tossica che ci killa tutti quanti. In questo momento mi trovo primo, non mi resta che fare subito questa curva e sono passato a caso terzo. Va bene, va bene, va bene. Distruggiamo tutto, distruggiamo tutto. Vi ricordo che per ora non possiamo usare super gadget e altra roba del genere. Qualcuno è stato sbalzato all'indietro, ma Kazuo-san continua ad avanzare. Ormai si è preso la prima posizione e non vuole sapere niente. Dai, dimmi che Kazuo-san completa per primo il percorso. Ottimo così, non mi sono neanche incastrato e si continua. Dai Pietro, vieni qui Pietro, vediamo cosa sai fare. Speriamo che Pietro venga sbalzato all'indietro. Riesco a giappare fortunatamente. Si continua ad avanzare, cioè ho preso un distacco abissale. Assurda questa cosa, e qui dovrò prendere un altro giampino. Subito ho preso altro jump. Si continua ad avanzare, ancora altro jump e si continua sempre ad avanzare. È arrivato il momento del teletrasporto. Dai che Corvetto ce la fa, dai che Corvetto ce la fa. È super super veloce rispetto agli altri brawler. Dai, è così, l'importante è che non becco i jump sbagliati. Dove devo andare? Ah, mi sa che devo andare di qua, perfetto. Distruggiamo tutto. È arrivato il momento del jump rosso, perfetto. Riesco a teletrasportarmi. Dai che Kazuo-san fa primo. Dai che Kazuo-san riesce. Mi sa che ho vinto. Raga, mi sa che ho appena vinto. Questa qui dovrebbe essere la cosa della vittoria. Sì, ho vinto. Ditemi che ho vinto, per favore. Non ditemi che c'è un errore. Io nel dubbio mi teletrasporto di nuovo. No, non ho vinto, perché si doveva continuare da quest'altra parte, non ci credo. Io sono sicuro che con Leon sarà un mega troll. Subito attivo il mio gadget. Guardate, il mio gadget è rimasto indietro purtroppo. Vediamo cosa riesce a fare. Ma si continua ad avanzare. Vai Kazuo-san, non capisco perché Nick va sempre da quell'altra parte più esterno. Magari questo gli può dare un piccolo vantaggio. Mi sa di no, perché in questo momento mi trovo al secondo posto. Pizza è molto molto bravo a fare le curve e prendere quel millesimo di secondo. Io mi metto da quest'altra parte. Pizza, non attivarmi la jump. Pizza, non fare l'infamello, non mi attivare le jump. Si continua ad avanzare. Per fortuna che è il Leon che ho davanti. Mi continua ad aprire la strada, quindi distrugge tutto. Grazie mille signor Pizza, vai così. Dietro di noi c'è Pietro. Attivo un gadget completamente a caso. E ti pareva, e ti pareva, e ti pareva che Kazuo-san è sfortunato e viene subito sbalzato all'indietro. Leon, fermati. Bravo, bravo, bravo Nick 17, strato molto bravo. Per sbaglio non ho preso la jump. Non ci voglio credere, assurda questa cosa. Vabbè, loro preferiscono fermarsi. Io ho continuato ad avanzare e ho fatto bene. Subito altra jump di qua. La riesce a prendere anche Nick. Attenzione, ancora altra jump. Ma mi sa che ora saremo killati dalla nube tossica. No, 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 no. Pietro, non ci aspettavi Pietro. Però fortunatamente riusciamo a teletrasportarci. Stiamo attenti a quest'altra jumperina pazza. Ci teletrasportiamo. Io, basta, io mi arrendo, non ce la faccio più! Però loro continuano imperterriti. Subito altra jump. Riescono ad avanzare. Ecco, io avrei dovuto continuare di qua prima con Corvo, ma non ci avevo fatto caso. Credevo fosse tutto bloccato. E guardali Leon, guardali Leon. Si continua ad avanzare e mi sa che Nick e Pietro riusciranno a completare il percorso. Ah, c'è riuscito prima Pizza. Bravo signor Pizza. Tre Leon riescono a completare tutto. Anzi no, ancora non è completo, perché devono distruggere tutte quelle cose. È ufficialmente impossibile, perché bisogna arrivare fino a quelle casse di là e distruggere le casse. È arrivata la sfida finale dei leggendari. Tutti quanti abbiamo un brawler leggendario diverso. Oh mio Dio, mi trovo primo. Il mio Corvetto si trova primo. E dai che questa volta ci riusciamo. Il problema è proprio la parte finale, con tutti quei teschi da distruggere, un casino. In questo momento Nick si trova al secondo posto e mi sa che riuscirà a recuperarmi. Per ora ancora no, ma molto probabilmente Leon è un pochettino più veloce di Corvo. Sbaglio? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. Fortunatamente riesco a prendere la prima sezione di jump e si continua a scendere. Oh vabbè, 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 un mega vantaggio. Corvo è ufficialmente diventato il mio brawler leggendario preferito. Non me ne frega niente. Mi porterà anche la vittoria. Vai, 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 così distruggiamo tutto, distruggiamo tutto. Raga, ormai ho preso un distacco assurdo. Su A
anche come completare la mappa. Corvo, per favore non deludermi, prova a spammare anche in emoji, magari questa cosa fa caricare Corvo in qualche modo. Altra jump che ci consente di avanzare più veloce. Ancora un'altra jump ed è così. Siamo intanto 5 brawler rimanenti, perché secondo me quello lì che avrà maggiore svantaggio è proprio Spike, visto che è lentissimo, l'abbiamo visto all'inizio della partita, non riesce neanche ad arrivare a metà percorso l'altro po'. Dai, è così, dai, è così. Scendi Kazu, scendi Kazu. Fortunatamente non indietreggio. Il vantaggio di fare questo percorso da solo è che nessuno ti rompe le scatole, quindi nessuno va ad attivarti le jump che poi ti fanno jumpare da un'altra parte. Guarda qui, guarda qui. Cosa è successo? È morto Sandy, ma mi sa che non l'ha killato Nick. Si è fatto semplicemente killare dalla nube tossica e il gioco in automatico dalla kill fatta da un brawler casuale. Siamo arrivati alla fine. Dai, che Corvetto può vincere contro tutti gli altri brawler. Ed è arrivata la parte difficile. Io non ho neanche il gadget attivo. Non so per quale motivo Nick ha disattivato i gadget, ma ce la posso fare, ce la posso fare. Sto spianando anche la strada a tutti i miei compagni. Vai Kazu, vai Kazu, ti voglio carico, ti voglio carico. Andiamo a distruggere le casse, andiamo a prendere tutto ciò che ci spetta. Guarda qui, guarda qui, guarda qui. Veloce Kazu, veloce Kazu. Sì, sì, percorso completato. Non me ne frega, io le casse non le distruggo, altrimenti... Aspetta, cosa è successo? Perché sono incastrato? Perché non mi fa passare? Me ne vado di qua, va bene, il dubbio. Distruggiamo anche le case, così completiamo il percorso per bene. E quindi Corvo è il vincitore. Fatemi sapere qual è il vostro brawler preferito ed entrate tutti quanti nella mia gilda di game.tv. Primo link in descrizione.